Un saluto a tutti i telespettatori della trasmissione, la rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, che ringrazio in quanto siete sempre più numerosi a seguire questo ormai periodico appuntamento con la rassegna della rivista Legal. Che come già saprete potete trovare sia nel formato cartaceo in tutte le edicole in Italia, sia ovviamente nel formato digitale. Come di consueto andiamo a guardare la copertina e a soffermarci su quelli che sono gli articoli più interessanti e salienti contenuti nella rivista Legal, in questo caso del numero di giugno. Lo facciamo ovviamente come di consueto ormai con il nostro Gabriele Ventura, vice direttore proprio dell'omonima rivista Legal. Ciao Simona e un saluto ai nostri telespettatori. Ciao Gabriele. Dunque, allora Gabriele, partiamo dalla copertina. Andiamo a dare insieme uno sguardo alla copertina della rivista Legal del numero di giugno. Una copertina doppia in quanto abbiamo due protagonisti, quindi due protagonisti di un'interessante intervista che è stata rilasciata proprio da loro alla redazione Legal sulle fonti rinnovabili, su quello che sarà lo scenario futuro in questo campo. L'intervista è stata realizzata dalla nostra redazione e i protagonisti appunto dell'intervista sono Angelica Orlando e Tommaso Ferrario. Sempre in pancia naturalmente alla rivista Legal abbiamo anche il richiamo di alcuni degli articoli più interessanti che poi potete trovare e approfondire all'interno della stessa. Abbiamo dunque un articolo dedicato al SEO Summit, andiamo a leggere insieme il titolo, il SEO Summit, le nuove sfide dell'HR. Quindi si tratta di un articolo di approfondimento su quello che è stato uno dei SEO Summit realizzati dal gruppo Le Fonti in occasione del premio Le Fonti Awards, in particolar modo il premio Le Fonti Awards è dedicato al mondo del lavoro che si è svolto l'8 di maggio del mese precedente. Continuando sempre naturalmente in pancia alla copertina, abbiamo un altro interessante articolo dedicato all'internazionalizzazione degli studi legali, ne parleremo meglio anche con Gabriele, andremo ad approfondire questo interessante dossier che è stato realizzato dalla redazione Legal e poi sempre con Gabriele parleremo anche della classifica degli studi legali al top nel banking and finance, quindi del 2019. Andremo a vedere insomma come si stanno muovendo gli studi legali proprio in questo settore. Sfogliamo insieme la rivista. Iniziamo dal sommario. Nel sommario troviamo, come già saprete, le varie sezioni. Andiamo a leggerle insieme. Protagonisti, attualità, giustizia e professioni, fisco, finanze, imprese e lavoro, innovazione e marketing e la rivista si conclude poi con la sezione professione avvocato. Iniziamo proprio dalla sezione protagonisti. Nella sezione protagonisti troviamo l'interessante intervista doppia, come già vi ho accennato in apertura, che è stata realizzata dalla redazione Legal e che appunto ha come oggetto il mercato delle fonti rinnovabili. Allora, Gabriele, cosa è emerso da questa interessante intervista? Ecco appunto, come hai anticipato, abbiamo realizzato un'intervista doppia a Tommaso Ferrario, che è avvocato e partner dello studio AMTF Avvocati, e ad Angelica Orlando, che è direttore affari legali di Sorgenia. Il focus è il settore energy perché, insomma, anche dai numeri del nostro osservatorio abbiamo visto che negli ultimi mesi questo settore è in forte crescita, per cui abbiamo chiesto da una parte a un avvocato esperto del settore, dall'altra a un general counsel di una delle compagnie più importanti del settore energia, quale fosse, insomma, la loro percezione di questo andamento del settore. E in particolare ci siamo concentrati sulle fonti rinnovabili che stanno avendo e avranno un nuovo boom, che però appunto non sarà diciamo una corsa all'oro, tra virgolette, come è stato dal 2005 al 2012 con i vari conti energia che davano degli incentivi a chi investiva nelle fonti rinnovabili e che spesso però si sono rivelati anche un boomerang, perché spesso gli incentivi sono stati anche cambiati in corso d'opera. E questa volta gli incentivi non ci sono, per cui potrebbe essere ancora più appetibile, diciamo paradossalmente, investire nelle rinnovabili. Tra i profili di rischio che
individuano gli operatori, in particolare appunto quelli che abbiamo intervistato. Ci sono, per gli operatori che decidono di investire nelle rinnovabili, soprattutto dall'estero, vi sono l'incertezza legata al modello finanziario, i ritardi regolatori, quindi appunto la burocrazia tipica italiana, e la variabilità della giustizia amministrativa. Come sappiamo, gli impianti rinnovabili vengono costruiti generalmente nelle regioni del centro-sud Italia, e spesso però vengono impugnati determinati progetti alla giustizia amministrativa, e ogni regione ha un suo TAR regionale, per cui ogni volta bisogna avere a che fare con giudici diversi. Ognuno magari applica le normative, diciamo, in modo diverso rispetto ad altre regioni. Ecco, queste tra le difficoltà. Tra le opportunità per gli investitori, sicuramente l'innovazione tecnologica, che permette oggi di riuscire a installare impianti più efficienti rispetto al passato, e soprattutto più piccoli. Negli anni passati, visto il boom precedente delle rinnovabili, aveva portato a una saturazione quasi del territorio che era stato ricoperto appunto di impianti eolici o fotovoltaici, e adesso si possono realizzare in formato molto più piccolo, quindi questa può essere un'opportunità per gli investitori. Grazie Gabriele, quindi abbiamo capito che ecco, da quanto emerge in sintesi ci sono, insomma, dei grandi vantaggi all'orizzonte, anche se in assenza, diciamo, dei, paradossalmente, di incentivi, però ci sono anche diciamo, dei rischi, no, dovuti appunto a queste applicazioni differenti della normativa a seconda del TAR territoriale di riferimento. Quindi questo è molto interessante, e ecco quello che è emerso, insomma, da questa intervista. Poi naturalmente invito gli amici che ci seguono a leggere, insomma, e approfondire il contenuto della stessa sulla rivista Legal. Passiamo avanti, sempre per quanto riguarda attualità, abbiamo in questa sezione, e quindi ancora una volta chiamo all'appello Gabriele, la classifica degli studi legali top nell'ambito del banking and finance. Anche qui ogni mese la redazione Legal si propone di effettuare delle classifiche, monitora il mercato legale al fine nei vari, naturalmente, segmenti, al fine di individuare, di capire come si stanno muovendo i grandi studi. Nel caso del banking and finance 2019, cosa ci puoi dire, cosa è emerso da questa indagine che è stata realizzata dalla redazione? Ecco, anche qui il settore del banking and finance è secondo gli studi legali più attivi che abbiamo interpellato in questo settore, sta avendo un buon andamento in questi primi mesi dell'anno. Quello bancario, insomma, è un tema ormai all'ordine del giorno, e noi delle fonti TV lo sappiamo bene, insomma, però si stanno realizzando comunque ancora delle operazioni molto interessanti. In particolare ci hanno segnalato gli operatori una crescita esponenziale di operazioni che hanno ad oggetto la dismissione di posizioni classificate come unlikely to pay, quindi i classici UTP, insomma, si chiamano. E il settore inoltre è trainato da una novità normativa che è stata inserita nel decreto crescita e che modifica la legge sulla cartolarizzazione, e questo darà, insomma, nuova spinta al settore. Poi abbiamo realizzato il classico ranking degli studi legali più attivi, e adesso sono io che cedo la parola. Grazie Gabriele. Dunque, ti ringrazio innanzitutto per questo cappello introduttivo che ci permette di entrare meglio nel mercato del banking and finance, e quindi avere già un panorama, grazie al tuo intervento, di quello che è successo in questi ultimi 12 mesi, che è poi l'arco di tempo temporale che noi della redazione Legal prendiamo in considerazione di volta in volta. Dunque, io procederei con la classifica andando a vedere quali sono gli studi legali più attivi, che sono stati, quindi, che hanno brillato in questi ultimi 12 mesi, e quelli che invece hanno perso terreno.
terreno. Prima di fare questo, una piccola premessa: è bene ricordare, come già vi stavo accennando, che le classifiche ovviamente sono una rielaborazione da parte del centro studi e da parte della redazione Legal sul base di quelle che sono le operazioni, le principali operazioni dichiarate da parte degli stessi studi legali nel periodo di tempo considerato, in questo caso negli ultimi 6 mesi del 2018 e i primi del 2019. Le stesse operazioni vengono poi confrontate anche col periodo precedente al fine di individuare quelli che sono gli studi legali che hanno agito meglio e quelli che invece hanno perso terreno, tenendo conto dei criteri che noi scegliamo, quali il numero delle operazioni, il controvalore, la tipologia, il cliente, il team, vale a dire il numero di professionisti coinvolti, le tecniche legali utilizzate. Sulla base di questi naturalmente dati andiamo a vedere insieme quali sono dunque gli studi legali che hanno guadagnato maggior terreno e quelli che invece hanno perso terreno, come già vi stavo anticipando. Dunque, tra gli studi legali che hanno guadagnato terreno, nel primo troviamo in cima alla classifica ORIC, che è una new entry, possiamo dire così, rispetto all'anno precedente, il quale ha concluso un numero elevato di operazioni interessanti in questo settore, coprendo il 15% del mercato complessivo. A seguire Bonelli Rede, anche qui in questo caso a pari merito, copre il 15% anche lui di, anche lo studio Bonelli Rede copre il 15% del mercato complessivo, guadagnando 2 posizioni rispetto al periodo precedente. Chiomenti copre il 14% del mercato, anche in questo caso guadagna 2 posizioni, e infine abbiamo deciso di inserire nella classifica dei migliori studi legali Freshfield, il quale copre il 10,5% del mercato, che però rispetto agli altri studi legali fa un salto in avanti notevole, guadagnando ben 5 posizioni rispetto all'anno precedente. Tra invece gli studi legali che hanno perso terreno in questo settore, in prima posizione abbiamo inserito Clifford, il quale copre un 3,5% del mercato complessivo, perdendo ben 7 posizioni rispetto al periodo precedente. Stessa sorte anche per Legans, il quale copre 2,6% del mercato complessivo, perdendo anche in questo caso 7 posizioni rispetto al periodo precedente. In terza posizione tra gli studi legali che diciamo hanno perso del terreno abbiamo anche RCCD Studio Legale, il quale copre il 2,3% del mercato complessivo e perdendo 3 posizioni. Infine abbiamo Hogan Lovers, il quale chiude con la classifica coprendo l'1,3% e perdendo ben 6 posizioni. Questi ecco sono gli studi legali che hanno quindi guadagnato e quelli che invece hanno maggiormente perso terreno proprio nel periodo di tempo considerato nell'arco degli ultimi 12 mesi, considerando appunto il mercato del banking and finance. Adesso passerei oltre, naturalmente guardando velocemente la rivista, abbiamo nel giustizia e professione abbiamo naturalmente in questa sezione un'interessante intervista che è stata realizzata dalla nostra redazione al nuovo presidente Giuseppe Catalano di AIG. Ovviamente leggo velocemente il titolo: prossimo obiettivo, crescere nei numeri. Nel fisco invece si parla di PIR 2.0, alla ricerca dello slancio perduto, la nuova normativa sui piani individuali di risparmio conferma le soglie quantitative previste dalla legge di bilancio e chiarisce alcuni dubbi sui profili oggettivi degli investimenti, ma scatena le critiche di Banca Italia che teme possibili aumenti dei rischi per i risparmiatori. In la sezione invece finanza troviamo tra i vari articoli uno dedicato alle banche, risparmiatori truffati, tutti i nodi da sciogliere. Anche qui si torna a parlare del decreto destinato a dare attuazione alle disposizioni già contenute nella legge finanziaria 2019 che prevedono l'istituzione del fondo indennizzo risparmiatori, una dotazione di 1,5 miliardi di euro destinato a rimborsare parzialmente i truffati delle banche. Successivamente abbiamo nella sezione impresa lavoro, così come anche nella sezione innovazione e marketing, 2 interessanti articoli sempre per quanto riguarda l'HR. Si fa riferimento, come già abbiamo anticipato in apertura, al CEO Summit, quindi si riportano in questi 2 articoli una sintesi di quello che è stato il convegno dedicato al mondo HR che si è tenutosi l'8 di maggio scorso in borsa e organizzato da Le Fonti, e ovviamente una sintesi anche del CEO Summit che riprende i temi anche in questo caso dedicati relativi al mondo dell'HR
e con un occhio di riguardo all'innovazione. Quindi si va ad approfondire quelle che sono le nuove sfide che aspettano gli HR manager, gli HR director, e quindi il dibattito, il confronto è avvenuto sia nella mattina durante il convegno, sia durante poco prima della cerimonia delle Fonti Awards dell'8 di maggio, confrontando sia da un lato i giuslavoristi lavoristi e dall'altro invece il mondo imprenditoriale. Passerei avanti la rivista Legal, come di consueto, si chiude anche con la sezione professione avvocato. Nella sezione professione avvocato si parla di internazionalizzazione, quindi leggo il titolo: internazionalizzazione, corsa al business oltre confine. Qui chiedo un ultimo intervento da parte di Gabriele, che ci parlerà probabilmente di questa interessante indagine realizzata dalla redazione Legal sugli studi legali che a quanto pare stanno investendo notevolmente anche all'estero. Sì, molto brevemente abbiamo fatto una vera e propria mappa, come si può vedere anche dalle pagine, una vera e propria mappa che riguarda i paesi in cui stanno investendo maggiormente gli studi legali italiani, quindi dove hanno aperto delle sedi, i paesi dove hanno aperto delle sedi per internazionalizzarsi. È emerso che l'Europa è il continente più presidiato, con Londra che è la città con la più alta presenza di studi d'affari italiani. A seguire l'Asia, con sedi italiane in particolare a Shanghai, Hong Kong, Pechino e Tokyo. Se guardiamo le città, dopo Londra, come numero di sedi di studi legali italiani, c'è Bruxelles e poi New York. Questo è il quadro che emerge. Ti ringrazio Gabriele, ti ringrazio innanzitutto per essere qui con noi, per il contributo che hai dato anche grazie in questa a te, puntata. Simona. Ringraziamo ovviamente tutti gli amici che ci seguono come di consueto, e io Gabriele naturalmente vi aspettiamo per la prossima puntata, che riguarderà la rassegna stampa della rivista Legal del mese ovviamente di luglio e agosto. Grazie a tutti, restate qui con noi.